siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo. Ci sono dei giorni nella vita di una persona che restano impressi nella memoria, in cui ci si ricorda perfettamente dove si era, con chi e come si è appresa una notizia. Tutti gli italiani saprebbero dire come seppero della bomba alla stazione di Bologna o con chi erano quando l'Italia vinse i mondiali del 1982. Tutti gli italiani ricordano perfettamente il pomeriggio della strage di Capaci. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che... Quel giorno, il 23 maggio 1992, ognuno di noi ha pensato si fosse toccato il culmine della crudeltà e della ferocia della mafia contro lo Stato italiano. Che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi. Uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. 2 giorni dopo, ai funerali del giudice, della moglie e degli agenti di scorta, Palermo si è fermata e con lei l'Italia intera, commuovendosi di fronte alle parole di Rosaria Schifani, vedova dell'agente Vito Schifani. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Ma non era ancora tutto e nessuno poteva aspettarsi quello che sarebbe successo. Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Il 19 luglio 1992, l'asticella dell'orrore segnò un nuovo primato e a morire fu Paolo Borsellino con 5 agenti di scorta. Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Capornetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Le stragi del 1992 sono l'apice dell'intimidazione delle mafie allo Stato. Un confronto spesso impari, una battaglia costata centinaia di vite umane tra magistrati, politici, giornalisti, forze dell'ordine. E anche tanti cittadini comuni, persone normali, civili, come in una guerra. Forse molti ragazzi hanno scoperto quel giorno il significato della parola mafia, sentendone sulla pelle l'angoscia e la rabbia. Per la storia repubblicana, la lotta alla mafia è stata una rincorsa costante della legalità, una sfida combattuta da eroi silenziosi sull'onda di una continua emergenza. Un cammino non ancora compiuto, lungo 70 anni, che si può raccontare soltanto riavvolgendo all'indietro il nastro della storia. Thank you.